Sapete come io parlo del canto, che è importante, però sapete pure che persona razionale e equilibrata sono quando allora, c'è una persona che ha postato un video dove canta e suona l'ukulele. Ora, il canto non c'è niente da dire, però se arrivi a quei livelli di canto e sei veramente brava, non puoi fare un accompagnamento di ukulele buttato là, non si sa come butta le dita, non c'è ritmo, non c'è penna. Insomma, parliamoci chiaro. Come io me la prendo con quelli che fanno migliaia di cose con l'aereo, il canto è buttato lì, e ripeto, per me il canto è più importante. Però devo ammettere che pure il contrario è sbagliato. Cioè, nel senso, se io fossi bravissimo a cantare, ma bravissimo per... E c'è gente che se lo apre la bocca e canta anche senza accompagnamento, la gente rimane... Beh, se sei così e ti vuoi accompagnare da solo, non dico che deve essere un mostro, ma insomma, l'accompagnamento deve avere senso. Tanto più che l'ukulele, parliamoci chiaro, soprano, non riempie, non avvolge come altri ukulele. Per me non è assolutamente adatto. Comunque, certa gente... Non capisco perché io non sono un grandissimo musicista, però cazzo, sentiti, senti come canti, senti come accompagni. Io me ne accorgo che certe volte dovrei fare di più nell'accompagnamento, però cazzo, a parte che io con la chitarra ho sempre, ho l'oculare baritono, ho uno strumento che mi supporta anche nei bassi, nel volume e nella risonanza. Ecco perché io tendo a non usare ukulele troppo acuti, per non solo perché il suono è troppo acuto, ma perché poi non avvolgono, non danno base al canto. Secondo me sono fatti per altre cose, però l'opinione mia è la gente si ostina a usare questo ukulele soprano da tutte le parti quando è solo perché si dice che sia classico, ma non c'è. Per me su certi pezzi, o sei proprio bravo, 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 che nonostante lo strumento sia abbia pochi armonici, insomma, sia povero di base, riesce a sopperire a quello. Per me il soprano va bene per cose molto ritmiche, va bene cose solistiche e per altre cose. Secondo me non è nato per accompagnare il canto, e vedete che uso se ne fa di strumenti simili in altri paesi, o sono usati insieme a chitarre e altri strumenti, oppure si usano strumenti leggermente più grandi. Secondo me la morte del canto, come si dice la morte del canto, la morte sua per accompagnare il canto è la chitarra, è negli ukuleli, è l'ukulele baritono. Questa è l'opinione mia di persona che canta e che sente. L'ukulele soprano dopo un po' spacca le palle, veramente spacca le palle, perché è troppo cazzo di acuto. Comunque, ripeto, a me piace un po' di... Ripeto, tanto più sei bravo a fare una cosa, tanto più scarsa sarà quella cosa rispetto a quello che fai, si sente più la differenza. Sembra strano, ma per me è meglio mettere un sugo così così su spaghetti così così che mettere... Cioè, nel senso che una delle due è sprecata. Questa è la mia opinione. Quando sono tutti e due allo stesso livello,
la mente non va a pensare a quanto è brutto quello, proprio per in contrasto con quell'altro. Quindi, però, le persone non c'è, sembra che, vediamoci chiaro, su Facebook, su YouTube, le mezze misure non esistono. O ti portano in palmo di mano un piedistallo, o dicono che sei una merda. Puoi sempre mettere le mani avanti, esprimi un po' un giudizio, esprimilo, punto e basta. Io direi, guarda, canti bene, ma l'accompagnamento non è assolutamente adeguato al livello del canto. Ma chi è che glielo dice? Nessuno. Nessuno. Perché è così la vita. La gente o spara sentenze a cazzo di cane, oppure quando c'è da fare un commento veramente azzeccato si sta zitta. Vabbè.